L'intervento di Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, offre delle proposte e degli spunti di riflessione per la politica fiscale che verrà. Vengono toccati alcuni punti essenziali dei quali si parla da tempo, spesso a sproposito, ma che al momento restano sulla carta. Degli argomenti trattati, i più urgenti sono sicuramente la semplificazione, la riforma dell'IRPEF e l'introduzione di misure che favoriscano e stimolino gli investimenti da parte delle aziende. Semplificare non è una parola vuota, ma vuol dire, come sostiene l'autore, da un lato ridurre gli adempimenti, e basta andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata, per rendersene conto. Ma anche riordinare le centinaia di leggi tributarie in vigore e riunirle in un unico corpus normativo, utilizzando peraltro anche regole di redazione delle norme che vietino rinvii incondizionati ad altre disposizioni, il che le rende di fatto spesso illeggibili. Riformare l'IRPEF vuol dire intervenire sull'imposta che garantisce il 40% delle entrate dello Stato, che oggi è afflitta da problemi di mancanza o limitazione di progressività reale, di garbuglio di agevolazioni, di disposizioni oscure e spesso contraddittorie. Ma vuol dire anche creare un sistema che favorisca la ripresa dei consumi, che è la vera chiave di volta di una rinascita economica duratura. È giusto anche pensare a una politica fiscale che incentivi le imprese a investire, soprattutto in tecnologia e con un occhio attento alla green economy, e a patrimonializzare, come suggerisce il vicepresidente di Confindustria, con misure strutturali ma anche con norme che consentano la rapida uscita dallo stato di crisi attuale. Così come pare anche condivisibile la riforma della fiscalità locale, che oggi è un vero e proprio ginepraio, e la lotta all'evasione, che viene richiamata dal vicepresidente di Confindustria, lotta all'evasione che oggi è favorita anche dalla complicazione del sistema e che sarebbe quindi molto più agevole con un sistema normativo e sanzionatorio più chiaro e agile. A ciò va aggiunto naturalmente il ripensamento strutturale del rapporto fra cittadini, contribuenti e amministrazione finanziaria, oggi improntato a diffidenza, a contrapposizione, attraverso delle misure che favoriscano un confronto reale e leale, che evitino attività di accertamento spesso arbitraria, per non dire campata per aria, e dannosa sia per i contribuenti sia per l'economia. Attività di accertamento che spesso si conclude con un nulla di fatto, nel senso con accertamenti altisonanti, ma che portano 0 euro nelle casse dello Stato e comportano solo il fallimento delle imprese accertate. E infine, last but not least, occorre una riforma urgente e seria del processo tributario, oggi affidato a organi giurisdizionali composti da giudici non professionisti, dipendenti dal MEF, a cui appartiene l'amministrazione finanziaria, che è una delle due parti in causa.